Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della mia carriera da allenatore con il Milan su FIFA 19. Allora ragazzi, quest'oggi giocheremo con il Sassuolo, poi l'andata con il Bayer Leverkusen in Europa League, la partita con il Chievo e in via del tutto eccezionale, per scusarmi del fatto che il video non è uscito ieri ma è uscito oggi, giocherò anche il ritorno con il Bayer Leverkusen, quindi un episodio imperdibile. Ovviamente voi ditemi grazie semplicemente con un like. Vi avviso ragazzi che in questo episodio voglio dar via Gonzalo Higuaín. Sono molto deluso da lui nella vita reale e voglio darlo via. Ammetto, mi dispiacerà molto e sentirò molto la mancanza di inserire la sua parodia quando segna. Quel "è arrivato Gonzalo" era veramente musica per le mie orecchie, però mi ha deluso e quindi voglio darlo via. Milan Sassuolo ragazzi, grande coreografia, sempre la stessa partita, assolutamente da vincere perché sono al quinto posto a meno 4 dal quarto posto occupato momentaneamente da Napoli. Il calcio d'inizio lo darà proprio lui, Gonzalo Higuaín, in partenza si dice, rumors di mercato. Iniziamo. Attenzione subito di Francesco, una spina nel fianco di Francesco. Chiudiamo, chiudiamo. Chiude Caldara in ritardo. Attenzione a Di Francesco, il cross in aria, sovrastato e il gol. Minchia Rodriguez ragazzi, piantato a terra. Ai 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 ai. Domenico Berardi, proprio lui. Brutto fallo di frustrazione di Higuaín. No, 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 no. Fuori Çalhanoğlu, dentro Pato, ragazzi. Che partitaccia, mamma mia. Scuso per Castiglieco. Castiglieco. Rigore. Dai, Patrick. Piccola consolazione. Accorcio le distanze. Ora è dura, più che altro perché ho un uomo in meno. Finisce qui, peccato. Meritata assolutamente questa sconfitta, c'è poco da fare. Ci tuffiamo adesso in Europa League. Ecco ragazzi, gli 11 che affronteranno l'andata contro il Bayer Leverkusen. C'è Higuaín, perché ovviamente è stato espulso in campionato, ma in Europa può giocare. Speriamo che si faccia perdonare. Speriamo che sia una partita bagnata, partita fortunata. L'attesa è finita, si comincia. Trone fa salire Semedo, grande spinta di Semedo, che allarga per Halilovic. Andati in aria, che ve la butto dentro. Porca vacca, quasi autogol. Uso, allargala qui. Bello questo passaggio per Çalhanoğlu, che vede l'inserimento di Laxalt. Ancora Laxalt. Higua. No, Higua. Çalhanoğlu, il tiro, poteva angolarla di più. Bella questa apertura per Laxalt. Laxalt, prova lo sto cross, prova il passaggio. Ma che sfiga di merda. No, mamma mia che gol mi stava facendo questo in sforbiciata. De Gea è stato prima bravo a smanacciare e poi a tornare in porta e a salvarla. Ero convinto che entrasse. La manona di De Gea mi salva. Ottimo primo tempo, ancora 0-0, però peccato. Semedo, Halilovic, taglia, tira. No, vabbè. No, vabbè, la prendi di testa, tutto regolare. Halilovic. Ho sperato anche qui nel rigorino. No, Leverkusen, ancora il Leverkusen, De Gea. Entrano Castiglieco, Milinkovic, Savic e Pato. Castiglieco si lancia nel vuoto. Castiglieco rientra, Castiglieco, provalo, sto... Presidente. Finisce qui la partita. Allora, per quanto riguarda la prestazione, sono fiducioso, nel senso che credo di essere superiore al Bayer Leverkusen.
Il risultato però mi fa paura perché non segnare fuori casa in una sfida doppia andata e ritorno può essere un problema. Chievo-Milan, ragazzi, è una partita importante, ma ricordiamoci che la prossima sfida sarà il ritorno contro il Bayer Leverkusen, che è un po' più importante. Nonostante questo, ho deciso di mettere in campo la miglior formazione possibile. Ho risparmiato solo Suso, che era un po' acciaccato. Voglio appunto preservarlo per la partita di Europa League. Spazio anche ad André Silva, faccio riposare anche Cutrone. Pato. Ciala, ancora Pato, dai in mezzo, dai, 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 sto tiro. Torna al gol il Paperino, grande, grande passaggio di Çalhanoğlu, il Paperino si è smarcato molto bene e me l'ha piazzata lì, all'angolino. Un destro delicato, nulla ha potuto Sorrentino. Milinkovic, grande giocata, andata in aria. Porca miseria, che miracolo di Sorrentino. Pato è in gran forma oggi. Cerca Çalhanoğlu, provala di là, provala di là il tiro. Entra in aria. No, no, Andre, no, Andre, no, Andre. Corpo dietro e palla alta. Poteva lasciarla a Milinkovic. Pucciarelli. Cross De Gea. Oh, lasciami la gamba. Vorrei farvi vedere come ho distrutto Obi. Prima una bella ginocchiata sulle gengive, così a fare male. Poi l'ho schiacciato. Trac, trac. Così, sì, sull'avambraccio, sì. E poi una bella ginocchiata in testa, giusto per non farmi mancare nulla. Finisce qui il primo tempo, 1-0 Milan. Partita per adesso abbastanza sotto controllo. Alilovic, Semedo, 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 prova lo spunto giusto. Il cross è molto bello per André Silva. Anzi, era Pato. Occhio al Chievo adesso, occhio al Chievo De Gea. Primo brivido della partita per De Gea. Anche se per lui l'emozione più grande ad ora resta aver calpestato Obi. Semedo. Bella, bella questa azione allarga, allarga. Peccato, recupera palla Çalhanoğlu. Çalhanoğlu in area, non c'è nessuno, quindi perde tempo Çalhanoğlu. Peccato. Palla ancora buona, nulla, svanito tutto. Nonostante io non abbia chiuso la partita, ragazzi, qualche cambio voglio farlo. Anzi, ne faccio addirittura tre. Çalhanoğlu. Per Timothy Weah, Weah, Weah. Mamma che gol! Mamma che gol, ragazzi! Timothy Weah, proprio lui! Il meno atteso la chiude! Allargala qui per Conti, 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 si lancia Conti, ancora Conti. Lo crossa sul secondo palo! La mette Biglia! I due nuovi entrati, Weah, Biglia. Assist di Conti, è entrato dopo anche lui. Mamma che cross che ha fatto Conti. Mamma che cross. Finisce qui 3-0. Vittoria secca, finalmente ci stava per il morale. Allora ragazzi, le cose si fanno serie. Questa è la partita più importante dell'episodio e forse dell'intera stagione sino ad ora. Milan, Leverkusen, il ritorno. Ecco i miei 11: De Gea, Rodriguez, Romagnoli, Caldara, Semedo, Çalhanoğlu, Milinkovic, Suso, Alilovic, Pato, Higuain. Per Higuain questa sarà l'ultima partita. L'attesa è finita, si comincia. La prima occasione per il Bayer Leverkusen. Attenzione, chiudiamo! De Gea c'è. Allarga, allarga qui per Alilovic. Alilovic potrebbe anche puntare l'aria. Passala dietro. Buona, è buona! Susino la stava mettendo. Che grande lavoro di Alilovic, che con la coda dell'occhio ha visto l'inserimento di Suso. Destro secco! Respinge il portiere avversario. La prima azione è stata del Bayer Leverkusen, ma la prima vera azione è stata la nostra. Brutto fallo qui. L'arbitro lascia continuare, speriamo che non me lo ammonisca, anche se è molto probabile che ciò avvenga.
Un altro fallo brutto. Non la sto facendo apposta, cavolo. Sbaglia il passaggio. Attenzione, Götze. Ancora Götze. Chiudiamolo. De Gea. Ammonito intanto Semedo. Vediamo se mi ammonisce anche Halilovic. No, solo Semedo. Ammonizione assolutamente giusta. Anzi, forse era addirittura arancione. Sono stato graziato perché anche Halilovic aveva fatto un fallo identico prima. Forse il sistema non riesce ad ammonire le due di fila, non so. Anzi, fatemi sapere se vi è mai capitato che l'arbitro ammonisse... Intanto miracolo di De Gea. Io penso alle chiacchiere e questi mi stavano castigando. Basta, non mi interessa sapere più nulla. Finisce il primo tempo. Per adesso il pareggio è giusto perché abbiamo avuto delle belle occasioni sia noi che loro. Contropiede. Igua. Halilovic, sovrapposizione di Semedo. Visto, cross al centro. Calmi. Gol di Milinkovic, ma stiamo molto calmi. Gran bella azione però. Higuain per Halilovic, che vede Semedo, il cross al centro. E Milinkovic non sbaglia. Tutto geometricamente molto bello. Mamma mia, anche mezza svirgolata, vabbè. Stiamo calmi ragazzi, perché con l'1-1 passano loro. Quindi devo stare molto tranquillo. Non voglio chiudermi in difesa. Occhio! Fuori Çalhanoğlu, dentro Castiglieco. Fuori Semedo, dentro Conti. Castiglieco. Il tiro! E arriva! L'avevo vista dentro. Ultima azione. Anche De Gea in aria. Siamo fuori con un doppio pareggio, purtroppo. La regola dei gol fuori casa che valgono doppio mi ha castigato. A maggior ragione che adesso non sono più in Europa League, ragazzi, voglio sbarazzarmi di Higuain. Vi ricordo che era in prestito, quindi termino il prestito e pago addirittura 3 milioni di euro, non mi interessa nulla. Via. Quindi ragazzi, ufficialmente Higuain non fa più parte della mia rosa su FIFA 19. Ragazzi, questo episodio finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se così fosse mi raccomando sostenetemi con un like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi ed iniziate a segnalarmi chi potrebbe essere l'uomo giusto per sostituire Gonzalo Higuain. Per adesso è tutto e alla prossima, ciao!